Inizia con rassicurare la stampa che è e sempre sarà la benvenuta per il confronto, la partecipazione e le segnalazioni, Vittorio Saladino, il commissario prefettizio che traghetterà il comune verso le nuove elezioni di maggio. Un commissario prefettizio che ha intenzione di lavorare attivamente per la città, con la priorità all'urbanistica, alle opere pubbliche, alla gestione finanziaria. L'obiettivo è quello di portare a compimento tutte le opere per le quali è già stato ottenuto il finanziamento. Il commissario vuole mostrarsi vicino alla città e ci tiene a ribadire come in occasione di decisioni importanti sarà fondamentale la collaborazione dei cittadini che ascolterà convocando assemblee pubbliche. Quella straordinaria, cioè di prendere decisioni importanti per la collettività. Intanto mi sono fatto dare un elenco di tutte le opere che sono in corso per quanto riguarda le opere pubbliche. Per quanto riguarda invece il settore delle edilizie e dell'urbanistica, anche lì ho chiesto un sistema aggiornato dei provvedimenti che sono stati rilasciati e di quelli che devono essere in corso. Lo stesso per quanto riguarda l'aspetto finanziario. Certamente tutto il programma che è stato messo in campo dalla precedente amministrazione, per quanto mi riguarda, e con l'aiuto anche di una struttura amministrativa che qui esiste ed è ben corposa, cercherò di portare avanti e di completare quello che è stato già iniziato dagli altri. Se ci sono diciamo, decisioni, degli interventi da prendere ex novo, non mi tirerò indietro, ecco perché per me l'ordinaria non ha senso, perché se ci sono dei provvedimenti che bisogna adottare anche in situazioni di emergenza, non mi tirerò indietro. Questo è, diciamo, in sintesi il programma di un commissario che principalmente quello di portare a compimento quello che è stato già iniziato dagli altri, ma se ci sono situazioni nuove da affrontare, diciamo, responsabilmente se ne deve fare carico. Quindi il commissario ha questa funzione, innanzitutto sostituisce non soltanto il sindaco, ma anche la giunta e il consiglio.